venerdì della quarta settimana di Quaresima. La prima lettura tratta dal libro dei Numeri, capitolo 14, sommossa del popolo e preghiera di Mosè. Comandiamo sempre di tenere ognuno la propria Bibbia. Quindi, ecco, ci troviamo alle porte della terra promessa. Dopo un anno circa di cammino, il popolo era arrivato alla terra, della terra promessa. Però che succede? Succede una ribellione. Capitolo 14, versetto primo. Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida. Il popolo pianse tutta quella notte. Perché? Perché aveva paura di attraversare il Giordano ed entrare nella terra promessa, perché la maggior parte degli esploratori li aveva spaventati, parlando addirittura di giganti, di cannibali. Tutti gli israeliti mormoravano contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: «Oh, fossimo morti nel paese d'Egitto, oh, fossimo morti in questo deserto!» E perché il Signore ci conduce in quel paese per cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? 4. Si dissero l'un l'altro: «Diamoci un capo e torniamo in Egitto!» Frequente quindi questa nostalgia dell'Egitto, la sicurezza economica, la sicurezza di poter mangiare, però a costo della schiavitù. Si preferisce la schiavitù al rischio della libertà, al rischio della fede, che non è un rischio, ma chi ha la fede trova nella fede la sua roccia, la sua sicurezza. 5. Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra dinanzi a tutta la comunità riunita degli israeliti. 6. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Jefunne, che erano fra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti, 7, e parlarono così a tutta la comunità degli israeliti: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese molto buono. 8. Se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre latte e miele. 9. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo del paese. È pane per noi e la loro difesa li ha abbandonati, perché il Signore è con noi. Non ne abbiate paura. 10. Allora tutta la comunità parlò di lapidarvi, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti gli israeliti. 11. Il Signore disse a Mosè: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro?» 12. «Io li colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso.» 13. Mosè disse al Signore: «Ma gli egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire questo popolo con la tua potenza.» 14. «E lo hanno detto agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo e ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco.» 15. «Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno...» 16. «Siccome il Signore non è stato in grado di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, li ha ammazzati nel deserto.» 17. «Ora si mostri grande la potenza del mio Signore, perché tu hai detto...» 18. «Il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione, castiga la colpa dei padri nei figli
fino alla terza e alla quarta generazione. 19. Perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, così come hai perdonato questo popolo dall'Egitto fin qui. 20. Il Signore disse, io perdono come tu hai chiesto, 21, ma per la mia vita, com'è vero che tutta la terra sarà piena della gloria del Signore? 22. Tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in Egitto e nel deserto, e tuttavia mi hanno messo alla prova già 10 volte, e non hanno obbedito alla mia voce? 23. Certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. 24. Ma il mio servo Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo introdurrò nel paese dove è andato. La sua stirpe lo possiederà. 25. Gli amaleciti e i cananei abitano nella valle. Domani tornate indietro, incamminatevi verso il deserto, per la via del Mar Rosso. Responsorio. Buono e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non conserva per sempre il suo sdegno. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di chi lo teme. Egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di chi lo teme. 10 volte mi hanno messo alla prova, dice il Signore, come 10 sono state le piaghe d'Egitto. E quindi il popolo di Israele si è comportato, diciamo, alla stessa maniera del Faraone. Il Faraone 10 volte è stato messo alla prova, ma mentre si pentiva, poi subito dopo ritornava a indurire il cuore e a non voler lasciar partire gli israeliti. E così anche il popolo di Israele, 10 volte ha messo alla prova il Signore, non si è fidato, non si fidava nonostante tutti i prodigi che aveva compiuto. Allora, di fronte a quest'ultima messa alla prova da parte del popolo di Israele, che non voleva credere non aveva fiducia di entrare nella terra promessa dopo un anno di cammino, ecco, Dio avrebbe voluto distruggere questo popolo, ma Mosè si è posto come intercessore, facendo leva sempre su questo. Perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Li ha fatti uscire con un inganno dall'Egitto per distruggerli nel deserto. Allora il Signore dice, sì, va bene, io risparmio questo popolo, però nessuno di questi, eccetto Caleb e Giosuè, i due esploratori, gli unici che hanno creduto nella parola del Signore, nella promessa del Signore, mentre tutti gli altri periranno nel deserto. Di tutti quelli che erano partiti, periranno nel deserto. Chi entrerà nella terra promessa? Neanche Mosè e Aronne, Caleb e Giosuè, Mosè e Aronne per altri motivi, ma Caleb e Giosuè, perché sono stati gli unici che hanno creduto nella parola del Signore e vedranno la terra promessa. E così tutti quelli che erano nati nel deserto, i giovani, potranno entrare nella terra promessa. Poi Giosuè, sappiamo, diventerà il successore di Mosè quando il popolo si stanzierà nella terra promessa, però dopo altri 39 anni. Quindi vedete questo peccato, mentre la via della terra promessa era una via veloce, potevano entrare subito, dovranno stare altri 39 anni nel deserto. E questa è la condizione dell'uomo che non crede alla parola del Signore. Il Signore non lo distrugge, però lui stesso, l'uomo, si rende difficile la sua vita. Ecco, con il peccato originale, l'uomo poi ha dovuto faticare per guadagnarsi il pane.
con il peccato conduce l'uomo quindi a una vita sempre più dura, sempre più difficile, perché la croce del peccato è molto più dura, molto più pesante della croce che ci dà il Signore, che invece è leggera e soave. Quindi abbiamo fiducia in Lui, nella Sua parola, rimaniamo fedeli alla Sua parola, che è una parola di speranza e di vita. Ci sta dicendo in questi giorni: ecco, abbiate fiducia, abbiate speranza, però tornate a me, fonte di acqua viva, che soltanto ha parole di vita eterna. Le altre cose nella vita ci stiamo sperimentando, non danno, non danno neanche la vita terrena, non ci procurano nessuna sicurezza terrena, mentre la parola di Dio, che è la nostra roccia, non solo ci dà la sicurezza del regno dei cieli, ma anche una vita tranquilla, una vita serena, una vita fatta di gioia e di pace su questa terra. Allora, se c'è il tempo, sì, passiamo alla seconda lettura dalle lettere pasquali di Sant'Atanasio Vescovo. Il mistero pasquale riunisce nell'unità della fede coloro che sono lontani col corpo. Fratelli miei, è bello passare da una festa all'altra, passare da un'orazione all'altra e infine da una celebrazione all'altra. È vicino ora quel tempo che ci porta e ci fa conoscere un nuovo inizio, il giorno della Santa Pasqua, nella quale il Signore si è immolato. Noi ci alimentiamo del suo nutrimento e sempre deliziamo la nostra anima con il suo sangue prezioso, quasi attingendo ad una sorgente. Tuttavia abbiamo sempre sete e sempre ardiamo di desiderio. Il nostro Salvatore però è vicino a chi si sente riarso e per la sua benevolenza nel giorno di festa invita a sé coloro che hanno cuori assetati secondo la sua parola: chi ha sete, venga a me e beva. Ma per estinguere l'arsura interiore non è necessario portare la bocca alla sorgente, basta far domanda dell'acqua alla fonte stessa. La grazia della celebrazione festiva non è limitata ad un solo momento, né il suo raggio splendente si spegne al tramonto del sole, ma resta sempre disponibile per lo spirito di chi lo desidera. Esercita una continua forza su quanti hanno già la mente illuminata e giorno e notte meditano la Sacra Scrittura. Questi sono come quell'uomo che viene chiamato beato, secondo quanto è scritto nel Salmo: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Pertanto, miei cari, Dio che per noi istituì questa festa, ci concede anche di celebrarla ogni anno. Egli che per la nostra salvezza consegnò alla morte il Figlio suo, per lo stesso motivo ci fa dono di questa festività che spicca nettamente fra le altre nel corso dell'anno. La celebrazione liturgica ci sostiene nelle nostre nelle afflizioni che incontriamo in questo mondo. Per mezzo di essa Dio ci accorda quella gioia della salvezza che accresce la fraternità. Mediante l'azione sacramentale della festa, infatti, ci fonde in un'unica assemblea, ci unisce tutti spiritualmente e fa ritrovare vicini anche i lontani. La celebrazione della Chiesa ci offre un modo di pregare insieme e innalzare comunitariamente il nostro grazie a Dio. Questa, anzi, è un'esigenza propria di ogni festa liturgica. È un miracolo della bontà di Dio, quello di far sentire solidari nella celebrazione e fondere nell'unità della fede lontani e vicini, presenti e assenti. Aspettatemi, parola del Signore, quando mi leverò per accusare, allora io darò ai popoli un labbro puro. Invocheranno il nome del Signore e lo sentiranno. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Invocheranno il nome del Signore e lo sentiranno. Certamente in questi giorni in cui non è possibile la presenza dei fedeli nelle celebrazioni, tantomeno in quelle festive,
Ciononostante, ecco, l'unione dei cuori si verifica ugualmente, a maggior ragione, attraverso il web. E ringraziamo il Signore di questa possibilità che ancora abbiamo, speriamo che l'avremo per sempre, ma in ogni caso, ecco, il Signore è sempre vicino e magari nei prossimi giorni sarà bene che ognuno impari, ecco, come pregare secondo la liturgia della Chiesa, in modo che siamo veramente in comunione con tutta la Chiesa universale. Sia lodato Gesù Cristo.